Cosa si intende per crisi prolungata nel bambino o per stato di male? È uno degli argomenti che è stato affrontato anche per quanto riguarda le criticità durante la 39esima edizione del congresso nazionale della LICE, la Lega Italiana contro l'Epilessia, che è in corso in questi giorni a Roma. E noi abbiamo approfondito l'argomento con il professor Raffaele Falsaperla dell'Università di Catania, Dipartimento Materno-Infantile. Allora professore, c'è stato proprio oggi un vero simposio anche per quanto riguarda aggiornamenti sul trattamento sia dell'adulto che del bambino. Andiamo sul lato pediatrico. Cos'è la crisi prolungata, lo stato di male? Fondamentalmente è una crisi che dura di più rispetto all'abituale, nel senso che per abituale si intende una crisi che può durare nel bambino minuti, un minuto e mezzo, due minuti. Quando una crisi si prolunga oltre questo determinato tempo, che di solito è breve, allora si parla di crisi prolungata. Il cutoff possiamo in temporale darlo in 5 minuti, è ovvio che è un dato orientativo, però potremmo dire, per un po' abituarci alla tempistica, di dare questa definizione. È ovvio che poi una crisi che si mantiene ovviamente per un tempo che va al di là della classica crisi, che potrebbe essere la compulsione febbrile standard, che dura veramente pochissimi minuti, che in quel caso non si ha il tempo di fare nulla perché per fortuna è autolimitante, allora in quel caso parleremo di crisi prolungata. Professore, in sala avete sottolineato alcune criticità di questa problematica, tra cui la classificazione. Perché è un punto critico? È un punto critico sicuramente perché tra i parametri che si sono stati valutati l'età è un punto cruciale, perché sappiamo che ci sono delle forme età dipendente, addirittura autolimitanti, addirittura proprio età esordio dipendente, quindi ovviamente non posso fare un unico calderone, ma dobbiamo differenziare queste forme e il parametro età è fondamentale. All'interno del parametro età sappiamo che non tutte le età sono differenti. Se prendiamo in considerazione il neonato, che di solito convenzionalmente consideriamo entro il primo mese di vita, all'interno del neonato ci sono dei neonati che sono a termine e neonati che sono ormai molto prematuri, chiamiamoli così, grandemente prematuri, quindi chiaramente hanno un parametro diverso. Così come all'interno del primo anno di vita, immaginiamo che non esiste una fascia evolutiva che in cui si triplica il peso. E quindi questa fascia non può essere considerata meno di 2 anni. Quindi a meno di 1 anno, non è come di 2 anni, ha una distribuzione anche dal punto di vista farmacologico, il profilo differente. Questa è una delle criticità. Ecco, poi c'è anche l'aspetto diagnostico come criticità. La diagnosi viene fatta solo in base al tempo, alla tempistica che ci diceva all'inizio? No, è un altro problema sicuramente riconoscere le crisi. Perché il fatto di fare una diagnosi tempestiva è fondamentale non solo per riconoscere che tipo di crisi, ma soprattutto per vedere un po' qual è la causa della crisi. E possiamo dire sicuramente che la diagnosi tempestiva è un parametro fondamentale. E molto spesso non è facile, soprattutto per il pediatra dell'emergenza o un medico, un pronto soccorso generale che viene di fronte a un bambino con la crisi, con la classe crisi, sicuramente possiamo dire che non è sempre facile riconoscere che tipo di crisi è, ma soprattutto quando sta per finire, o la crisi è finita, sì oppure no. E poi non ultimo direi anche le risorse tecnologiche, gli strumenti che non sempre purtroppo abbiamo in dotazione. E questo è un altro delle cose che dobbiamo valutare realmente nell'affrontare questo tipo di emergenze, perché emergenza è. Per quanto riguarda invece la gestione farmacologica di questi pazienti, ci sono appunto farmaci off label, quindi non utilizzabili diciamo in età pediatrica. Per quanto riguarda le molecole in label, cosa ci può dire? Cioè, sono efficaci? Riusciamo a gestire queste crisi? Beh, sì, assolutamente sì. Possiamo dire che per quanto riguarda la terapia tempestiva, perché così è, ci sono le benzodiazepine che sono realmente gli unici farmaci che agiscono in maniera veloce. E anche qua si entra in problematiche, perché non sempre abbiamo, è vero, perché il concetto di off-label realmente è molto 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 omnicomprensivo. Off-label vuol dire anche un farmaco che non abbiamo la preparazione. Abbiamo l'indicazione per la diagnosi, quindi questa cosa l'abbiamo, ma non sempre abbiamo la formulazione, quindi per il bambino dobbiamo prendere per esempio in questo caso un intraveno intramuscolare, adattarlo al bambino in base al peso. Quello potrebbe essere un off-label e realmente è una delle difficoltà, tant'è vero che facciamo i carrelli di emergenza con i colori, no? Perché ogni colore corrisponde a una fascia di peso, ma questa è una delle cose che bisogna affrontare.
Nella revisione delle linee guida non è stato inserito in realtà la parte pediatrica. Come pensate di gestire adesso questo problema? Darete degli orientamenti, delle linee da seguire comunque ai medici? Ma sicuramente con l'Alice, quindi con la società che presiedo, la SIMP e l'Alice, si è iniziato a fare un percorso condiviso per affrontare sicuramente queste linee di orientamento, per poter aiutare comunque, perché sappiamo che una delle cose che sicuramente aiuta è un po' uniformare anche, non solo la terminologia, ma anche l'approccio diagnostico e terapeutico. Questo può essere una grande, grande risorsa per poter essere, come dire, uniti nell'affrontare in maniera omogenea, uniforme, tali tipi di emergenze.